Orecost 2018, ci troviamo in compagnia di Michele Lanzetta, il project manager di MTN Company, un'azienda che si occupa di comunicazione e marketing e che è la partner ufficiale di questo evento. Michele, benvenuto dinanzi alle telecamere di OrecaTV.it. Grazie, grazie per l'accoglienza, per la calorosa accoglienza. Noi come agenzia di comunicazione MTN Company ci troviamo a Cava dei Tirreni, siamo un'agenzia di comunicazione integrata. Sviluppiamo internamente dal web al design, alla grafica, all'ufficio stampa e curiamo gli eventi. Orecost è uno degli eventi che portiamo avanti da 5 anni a questa parte. Nasciamo nel 2014 come Orecost grazie alla sinergia con l'azienda Lamberti Food, all'epoca ancora Lamberti Farine, che poi nel corso degli anni ha avuto questo naming rebranding, sempre curato da noi, dall'agenzia di comunicazione MTN Company. Da Lamberti Farine siamo passati poi a Lamberti Food. Nel corso degli anni si è affiancata alla manifestazione anche l'azienda De Luca e dal 2016 ad oggi ogni anno viene fatta in sinergia con la promozione di Lamberti Food e di De Luca Attrezzature per la Ristorazione. E per quanto riguarda la MTN Company, siamo noi segreteria organizzativa e ci occupiamo dell'intera comunicazione dell'evento. Michele, una manifestazione che cresce anno dopo anno, un'evoluzione continua che, giunta alla quinta edizione, ha visto anche una grossa partecipazione di pubblico che è venuto qui a seguire i piccoli workshop, è venuta a trovare dei fornitori abituali e alcuni sono venuti proprio a visitare questo evento per cercare di comprendere che cosa fosse in realtà. Voi siete abbastanza contenti, suppongo. Il risultato è stato molto più che soddisfacente. Abbiamo avuto più di 500 registrazioni, tutti di operatori del settore Horeca, quindi tutto pubblico in target. Registrazioni che sono partite sia online sul web www.orecost.it, ma anche molte altre persone, sempre in target, che sono giunti qui direttamente al Grand Hotel Europa Palace per assistere alla manifestazione. Il programma, come anticipavi Fabio, ogni anno si arricchisce di nuovi appuntamenti. Quest'anno abbiamo avuto anche una contemporaneità tra diverse situazioni. Abbiamo avuto dei convegni con ospite Gaetano Barbuto per quanto riguarda il mondo breakfast. Oggi abbiamo avuto anche il mondo degli chef a confronto con Luigi Vitiello e Montone, il presidente dell'area sud della Federazione Italiana Cuochi, e in contemporanea, dicevo, degli show cooking, quindi degli chef di cucina che hanno fatto proprio delle dimostrazioni live integrando attrezzature professionali per la ristorazione a piatti e ricette che sono state poi degustate dal pubblico in sala. Le sorprese che riuscirete a riservarci per l'edizione 2019. Dicevamo prima, dietro le quinte, che quest'anno la parola che contraddistingue questa quinta edizione è wow. Wow perché si parlava di breakfast wow, quindi come allietare gli ospiti che fanno, diciamo, soggiorno nelle presso le strutture ricettive, ma wow è proprio l'aggettivo meglio che descrive questa quinta edizione. Partendo, diciamo, dalla prima giornata di ieri con la neve, non si vedeva neve su Sorrento da più di 30 anni, siamo arrivati con Orecost a Sorrento e abbiamo portato, possiamo dire, la neve. Quindi, diciamo, dopo questo effetto wow così forte di quest'anno, è una bella sfida, quindi superare le attese anche per l'edizione 2019. Noi ci saremo, amici, per ora è tutto qui da Orecost. Grazie Michele Lanzetta. Grazie a te Fabio. E noi nel frattempo continuiamo con altri servizi sempre su OrecaTV.it.